Manicure fatta, adesso recicliamo gli smalti. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci ritornati a un progettino davvero carino che ho scovato bazzicando sui canali latinoamericani, che sono sempre forieri di grandi idee, ve li consiglio, anche se la strutturazione dei video è spesso troppo caotica, non sono curati come quelli in YouTube Italia, però ci sono delle idee molto carine. Allora, questa idea è un modo per riciclare gli smalti da unghie e creare dei fiori di smalto veramente carini, dei fiori 3D ottimi per fare delle piccole bomboniere, dei fiorellini da mettere come orecchini o come anelli o anche come ciondolini. Anche a Enzino piacciono tanto, lui è qui sotto. Questo video non lo faccio da sola, ma in collaborazione con una mia cara amica del web, la dolcissima Elena, Elena T. Ciao Elena, grazie per la collaborazione. Sì, grazie, perché gliel'ho chiesta io questa collaborazione, proprio perché, trattando di smalti da unghie, volevo che il messaggio arrivasse anche a tutte le appassionate di make-up, e le seguaci di Elena sicuramente apprezzeranno questo video, anche perché se siete appassionati come me di manicure avrete scatole intere di smalti che non consumereste neanche in tre vite, così invece diamo anche una destinazione creativa ai nostri smalti. Elena invece dal canto suo farà un video dove vi farà vedere qualcosa a proposito sempre degli smalti. Io ancora non so Elena cosa farà con gli smalti, andrò a scoprirlo insieme a voi cliccando qui su questo link che vi farà accedere direttamente al suo video. Però prima guardiamo questo tutorial e poi andiamo tutti a casa di Elena. Allora, tra l'altro spero che la collaborazione con Elena vi sia gradita, perché molto spesso sotto i miei video leggo commenti del tipo: volevo sapere come fai a tenere sempre le mani curate, che tipo di manicure usi. E allora, siccome questo non è un canale di trucco, ho pensato che a queste lacune che io lascio potesse sopperire Elena, quindi sul suo canale troverete le risposte a tutte le curiosità make-uppose e truccose e anche di manicure che lei saprà benissimo darvi, sicuramente meglio di me. E quindi adesso prendete le boccette di smalto che non usate più e spostiamoci insieme sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fiori con gli smalti. Allora, quello che ci occorre saranno dei comunissimi smalti per unghie. Più densi sono, migliore sarà il risultato. Poi un bastoncino da spiedo e o un colore a matita liscio, una matita, un qualcosa di tondo del diametro di 6-7 mm circa, oppure se siete bravi a lavorare con le pinze, delle pinze tonde. Poi del filo di ottone o di rame piccolo che sia facilmente malleabile. Io ho questo qui, non so di quanti, penso sia uno 0,5 mm. Per guarnire i nostri fiori, se vorrete, potrete usare o degli strass adesivi o delle mezze perle adesive o quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Cominciamo subito. Prendiamo un pezzetto del nostro rame, in questo caso io il rame, perché per tutto ciò che concerne la bigiotteria a me il rame piace tantissimo come, come anima. È variabile la grandezza, per un fiorellino non ne occorre tanto. Adesso cosa faccio? Metto il mio rame dietro il mio colore, lo passo nella parte anteriore, tengo stretto e faccio due giri, uno, e otterrò questa sorta di occhiello, spero si veda. Bene, ne faccio di seguito due, altri 5 o 7, un numero dispari da petali di fiore. Quindi metto dietro, passo avanti e poi tengo fermo il laccetto dietro e giro su se stesso un paio di volte. Piano piano si otterranno tutti questi occhielli, uno ravvicinato all'altro. Quindi prendo, passo dietro,
tengo fermo e giro. Prendo dietro, passo avanti, voilà, così, scusate, tengo fermo il filo dietro e giro su se stesso ad elica, così. A questo punto quello che avremo sarà una sorta di margherita a 5 foglie. Adesso vi faccio, potete fermarvi qui con i petali o continuare ad aggiungerne. Scegliamo uno smalto, io prenderò un fucsia, e petalo per petalo, partendo da una sponda, cerco di trasferire lo smalto sino all'altra sponda. Non vi risulterà immediatamente, dovrete prima imbibire le sponde del dirame di smalto. Bene. E poi imbibite e voilà. Ecco qua il primo petalo. Staccate i petali se si... Ecco qua, vedete? Tutta la superficie è coperta di smalto. Adesso muovete in modo che lo smalto si distribuisca uniformemente su tutto. Avrete poi in un secondo momento tempo di modellare il vostro fiorellino. Quindi poggiatevi su un lato e piano piano fate attecchire lo smalto e trascinatelo da una parte all'altra. Che vi esploda prima un paio di volte è normale. Imbibite i margini e poi di nuovo caricate bene il pennello. E voilà, non è carinissimo? Fate asciugare e se volete potrete passare una seconda mano di smalto per rendere ancora più coriaceo la vostra fogliolina, che così non avrà una membrana sottile, seppur rigida e abbastanza elastica, ma avrà una membrana leggermente più sostenuta. Infilate il vostro fiorellino ad asciugare su un pezzetto di polistirolo. Ok, adesso per fare un altro tipo di fiorellino prendiamo un 60 cm di filo di rame e poi dei corpi su cui arrotolarlo che siano via via più stretti. Quindi prenderò il famoso colore o matita, dei pennelli che siano via via con il manico più piccolo del colore, quindi 1, 2 e 3 in ordine decrescente, come vedrete. Prendo il mio filo e comincio a lavorare con il diametro più largo, quindi arrotolo e giro, esco, prendo il secondo, arrotolo e giro. Abbiamo la nostra margheritina come prima. Adesso cosa dobbiamo fare? Passiamo sopra il nostro filo e prendiamo il diametro intermedio, quindi il pennello, e faccio altri 5 giri, come abbiamo fatto qui, però di un diametro leggermente più sottile. Quindi giro, 1, 2. Prendo, giro, ok, avremo così un primo giro più largo e un secondo giro più stretto. Torniamo ancora su e facciamo un ultimo giro ancora con dei petali più piccini. E allora prendo un manico ancora più sottile e faccio la stessa cosa che ho fatto fino adesso, però appunto con una circonferenza più stretta. 1, giro e giro. Ok, arrivati qui avremo anche il quinto giro più piccolo e adesso dobbiamo mettere il filo lungo dietro, portarlo all'altezza dell'altro e arrotolarlo su se stesso in modo che non si muova più e che funga da gambo del fiore. Ok, fatto questo, dobbiamo con una pinza o con le mani sistemare a garbo i nostri petali e adesso ad uno comincio a colorarli e li colorerò di rosso. Quindi
per colorarli ovviamente me li tirerò indietro un po' di più, poi da asciutti li rialzerò e li metterò ognuno al suo posto, ma devo dare intanto un po' di spazio a ognuno per far sì che il passaggio del pennello risulti agevole. Sarà tutto asciutto, sistemerò tutti i petali e poi guarnirò a mio gusto e verrà fuori un fiorellino delizioso. Ora, per quanto concerne i petali, potete decidere di o lasciarli come vi ho fatto vedere tondi, oppure con una pinza di dare una forma un po' più schiacciata, più ovale. Potete fare delle foglioline, insomma, potete sbizzarrirvi come la vostra fantasia vi suggerisce. Mentre per quanto concerne il centrale, a questo punto il nostro fiorellino rosa è belle asciutto, potete sistemare più amabilmente i petali. Al centro del fiorellino potreste collocare o uno strassetto, quindi una cosina così luminosa, oppure se lo volete un po' più pacato, ma mettendoci sempre qualcosa, potete mettere una perla, così. E poi alla fine differenziate i vostri fiorellini con le particolareggiature. Su questo ho messo uno strass blu, su questo ho messo una perlina bianca, su questo, che è il modello che abbiamo fatto insieme, però avevo fatto prima, vedete come viene bello? Guardate, ho messo una micro perlina e tutti i giri di petali che vanno dal più grandi ai più piccoli verso l'alto, ho messo poi una perlina in mezzo. Ecco, le perline poi potrebbero servire a questo. Su questo che abbiamo fatto insieme, come avete visto, ho messo la perlina. Insomma, qui ne avevo uno che avevo fatto col dorato e ho messo con lo smalto dorato e ho messo non è proprio uno smalto dorato, uno smalto, un oro rosato, ho messo uno strass che richiami le stesse luminescenze. Insomma, sbizzarrite la vostra fantasia. Per esempio questa è una margherita, sì, ma ha molti più petali, come vedete, dei 5 che vi ho fatto fare, messi comunque tutti a giro. Adesso prendiamo il fiorellino che abbiamo fatto insieme e piano piano, senza scoppiare i petali, sistemiamone l'ubicazione in modo da formare appunto una girandola di petali che sia bella da vedersi. Mamma, ecco, guardate che bello, guardate che carino. Prendo quindi una perlina e la posiziono come posso in mezzo. Guardate che bello questo fiorellino che abbiamo fatto insieme. In pochi attimi, delicato, è veramente carino. Questi poi potrebbero essere legati insieme l'uno all'altro a creare o delle collanine o delle composizioni. Guardate, vi faccio vedere, qua ne ho un altro multipetalo. Possono comunque essere agganciati insieme a creare degli anelli, per esempio. Guardate, questo basta poco per renderlo un anello carinissimo. Prendete una circonferenza abbastanza ampia, lo arrotolate ben bene, voilà, tagliate poi l'eccesso, ovviamente qui fate il giro e tagliate l'eccesso, io adesso non lo taglio perché non so ancora cosa vorrò fare di lui, e ci creiamo, che ne so, un simpaticissimo anellino. O dei charms, dei ciondoli, dei carinissimi orecchini, o dei particolari per delle scatoline, o dei particolari per dei bigliettini un po' più speciali del solito. Guardate, questo si può fare con tutti, basta avere un giro abbastanza ampio e guardate qui che delizia, ora che si usano tanto i fiorellini,
si possono combinare assieme. Quindi sbizzarrite la vostra creatività, usateli per il crafting, per il bijou, semplicemente per divertirvi, per delle bomboniere sono adattissimi come fiorellini d'accompagnamento, per esempio a un mazzolino, a un sacchettino di confetti. Sembrano un po' dei cloisonné, diciamo alla lontana, però insomma sono delle cose davvero carine che si fanno in poco tempo e che hanno una resa veramente veramente graziosa. Sbizzarrite la vostra creatività, create il vostro bouquet con gli smalti che non utilizzate più e poi postatemeli sulla mia pagina Facebook. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Questi fiorellini, guardate qua, io li ho combinati insieme sulla mia mano proprio adesso, e allora c'è anche quello tutto rosso, anche questo ne ho fatto un anellino, invece c'è quello beige che ho lasciato libero, c'è quello multicolor, insomma guardate che sono carini anche come orecchino a bottone, insomma un'idea graziosissima per riciclare e sperimentare con i vostri smalti che da oggi in poi non metterete più solo sulle unghie ma anche tra i vostri bijou. E allora, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, mi raccomando, tutto fiorito, e iscrivetevi sul canale, sulla mia pagina Facebook, vi aspetto anche su Instagram e sul blog, in quanti posti sono, ma tutti i link li trovate qua sotto nel box informazioni. Correte a vedere il video di Elena, che vedrete sarà sicuramente molto bello, e anzi, prima di salutarvi voglio dirvi anche una cosa, il marito di Elena ha un canale bellissimo, si chiama Patrizio Lari, ed ha un canale di fotografia che può essere molto utile a chi segue Arte per Te, perché innanzitutto vi spiega come si fotografa, quindi una scuola di fotografia vera e propria, e in secondo luogo i soggetti che fa sono deliziosi, bellissimi da essere trasposti in opere d'arte, quindi se cercate dei soggetti belli per i vostri disegni andate a cercare tra le foto di Patrizio Lari, ne vale veramente veramente la pena. Prima di salutarvi vi ricordo sempre che io e Gabriele, mio marito, vi aspettiamo sempre su Due Cuori e Una Cappa. Il link ve lo metto qua al video dove potrete trovare la nostra golosa realtà di coppia. Non mi rimane che mandare un grande bacio alla mia amica Elena. Ciao Elena! E un enorme bacio a tutti voi che siete diventati tantissimi, siamo più di 35.000, grazie a tutti! 35.000 baci! E più, uno per uno a voi tutti qua, stampati sulla guancia. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci alla prossima volta!